la sua sola fede in Gesù Cristo, questo oggi sarà il momento della vita. Per il fatto di avere aderito a Gesù Cristo, non per il fatto di aver esercitato una qualche moralità. Ah, questo è straordinario. E però è un caso estremo, andiamoci bene, non è che si muore dopo aver fatto un atto di fede, insomma, ecco, di norma si vive, va bene? E questa vita però chiede di essere contrassegnata, cioè da una fede che fiorisce, che fruttifica. La vita morale del cristiano è questo, è la fruttificazione della fede. Posso fare una domanda? Prego. In una lettura di San Paolo ho letto: il denaro è causa di molti mali, me lo può spiegare? Ah sì, la filangheria, sì, questa qui è una lettera, sì, la seconda di molte, sì. Me lo può spiegare, eh? Visti i tempi pure. Questo è un discorso lungo, forse può farlo qualcun altro più di me, perché questa è l'enunciazione di un principio, no? Sa di assioma questa cosa qui, perché causa di molti mali, questo è un'enunciazione che si inserisce nell'antichità all'interno di assiomi del genere. Per esempio, altre scuole filosofiche mettevano all'inizio di ogni male la edonè, cioè il piacere. Le scuole edonistiche, Epicuro, eccetera, no? Avevano il loro avversario, insomma, il contrapposto, insomma, gli stoici, ecco, che erano contro Epicuro, e allora lì vedevano nella passione, non solo del piacere, ma proprio il concetto di passione l'inizio di tutti i mali. E cioè, quindi la filangheria bisogna dire che, come non ho detto, che è l'enunciazione di un principio, perché lì il testo non lo spiega, è il testo stesso che non lo spiega, ma lo enuncia come così un assioma, insomma, un aforisma, insomma, che in effetti ha poi delle ricadute molto concrete. Cioè, pensiamo che Paolo si è sempre impegnato nella sua vita apostolica per soccorrere la comunità di Gerusalemme, che è una comunità povera. Lui ha sempre raccolto collette, raccolto, cioè sovvenzionamenti nelle varie chiese greche per la comunità di Gerusalemme. E Paolo stesso ha sempre lavorato con le sue mani, non si è mai fatto mantenere come succedeva per gli altri. E come del resto, per questo è un caso curioso, dove che nel capitolo 9 della prima ai Corinzi Paolo dice: ma non avremmo anche noi, cioè io e Barnaba, il diritto di non lavorare con le nostre mani, facendoci mantenere, come fanno gli altri apostoli? E invece lui cita lì una frase del Signore, dice, di Gesù, no, secondo cui chi annuncia il Vangelo vive nel Vangelo, come dire, l'operaio è degno della sua mercede. Lui a questa parola di Gesù contravviene, questo è persino un po' scandaloso, perché non la mette in pratica. Qui bisogna anche avere presente che il Gesù della vita pubblica, forse questo può sorprendere, ma non è un Gesù lavoratore. Quando c'è la festa di Gesù lavoratore, il 1° maggio, riguarda gli anni della vita privata, ma il Gesù della vita pubblica è un itinerante che si appoggia su amici, su discepoli, eccetera, ma non esercita un mestiere. Paolo esercita un mestiere. Questo, poi precisarlo, che non poi osso in greco, letteralmente facitore di tende, da poi vedere di cosa consiste. Ecco, ma ecco, Paolo vive del suo e non si fa mantenere da altri. Probabilmente in questa enunciazione qui c'è anche una componente autobiografica, diciamo, ecco, di uno che
non è andato dietro al denaro, ma è andato dietro alle comunità vive, no? E tra l'altro nella seconda dei Corinti dice che non sono i figli che devono lavorare per i genitori, ma sono i genitori che devono lavorare per i figli. Lui ha generato le sue chiese, lui si sente padre delle sue comunità. Ecco, questo potrei dire, va bene? Anche se quella frase lì resta sempre come un programma, uno stimolo per tutti, e soprattutto poi quando il denaro diventa, no, come dice la battuta così un po' scherzosa, a differenza del Dio trino, il Dio quattrino non conosce atei. Microfono. Di parlare che bisogna dei giornalisti guardarsi nel senso che Io poi chiederò un titolo che il giornalista della stampa che ha dato su una tua laica, per noi un insegnamento laico, cioè attraverso Paolo il cristiano può ritrovare la dimensione della contemporaneità delle sue origini. Io vedo l'attualità dell'apostolo anzitutto nella sua adesione totale a Gesù, e questo lo hai. E per Paolo, secondo Paolo, aderire a Cristo significa rinunciare ad altre cose, rinunciare all'affermazione di sé significa fare spazio alla grazia, significa rinunciare ad ogni presunzione, ad ogni pretesa, e affermare la propria umiltà di fronte a Dio. Questa logicamente ha anche un grosso significato nel campo sociale. Il secondo, che è anche importante, è quello della comunione ecclesiale. Il cristiano non vive da solo, ma in una comunione che è fatta con Gesù Cristo. Anche questo nel campo sociale è importante. E questo volevo un po' che tu esplicitassi. E poi la seconda, così concludo. Uno per uno. Grazie, Cugliazzi, ecco. Ma no, queste due cose stanno insieme, in effetti, perché fare spazio a Gesù Cristo vuol dire fare spazio agli altri, poi sul piano del vissuto, no? Anche io penso che anche un monaco o una suora di clausura che si ritirano eccetera, e davvero il loro spazio è tutto occupato da Dio, da Gesù Cristo e via di questo passo, in realtà, ecco, a me sorprende sempre tantissimo che una claustrale come Santa Teresa di Gesù Bambino sia protettrice delle missioni. C'è una che è sempre stata chiusa in una comunità, cioè, perché anche queste qui, cioè che diciamo dal punto di vista fisico sono isolate, insomma, però con la mente, col cuore spaziano su tutto il mondo, quindi dicevo questo, fare spazio a Gesù Cristo significa fare spazio agli altri, e come dicevi giustamente, insomma, cioè non la presunzione, come? Questo lo dicevi tu perché è una tua intervista. Ah, vabbè, allora sì, ma siccome non avevi citato, io l'ho preso tue. Quindi vuol dire questo, in sostanza. Ecco, vuol dire questo. E tradotto in termini ecclesiali o ecclesiologici, vuol dire vivere appunto in una solidarietà di comunitaria, insomma. Noi oggi siamo qui, esprimiamo una comunità di platania, no? Con il parroco, il sindaco, oltre che col vescovo, che ha una comunità anche più grande. Insomma, e viviamo un momento di comunione, ecco, e questo lo facciamo, sì, l'occasione in nome di Paolo, ma poi sotto sotto c'è Gesù Cristo, insomma, ecco, quindi, e questo diventa naturalmente, come dire, un paradigma anche per la vita civile, insomma, no? Quando oggi si usa molto l'aggettivo laico, no? Io penso che la maggior parte, se non tutto ciò che viene ritenuto come acquisizione laica, in realtà sia una ritraduzione su un piano appunto laico, ma di originari valori cristiani, insomma, alla radice. È vero che le radici dell'Europa non sono solo cristiane, va bene, ecco, però ci sono radici cristiane ineliminabili, ecco, certamente, ecco.